La voce del lupo che si ode è il grido di Navarre. Povere creature senza neanche più il ricordo della loro semivita umana e che non possono mai sfiorarsi. Hanno soltanto il tormento di un breve istante al sorgere e al calare del sole, quando possono quasi toccarsi. Ma neanche. Sempre insieme, eternamente divisi. Finché il sole sorgerà e tramonterà, finché ci saranno il giorno e la notte, per tutto il tempo che sarà loro concesso di vivere. Ti sei imbattuto in una tragica storia, Philippe Gaston. E ora che tu lo voglia o no, sei perduto in essa, insieme a tutti noi.